Allora, per quanto riguarda, cioè, sto punto qua non va bene. No, non è giusto. L'ho detto meglio questo. Ma cambia qua, va bene. Allora, guarda, scusa. Leggi qua. Prova a vedere cosa c'è scritto. No, a me non mi piace così. Ma guarda, oh, vediamo qua. Cioè, è più istruttivo rispetto al suo qua. Cioè, sì, è meglio l'altro. Buongiorno. Ma pensate che qui state giocando? Assolutamente no. Nel senso, cosa state leggendo? Sport, qualche cosa? Qua bisogna lavorare, qua. Non siamo mica in Calabria, qua bisogna lavorare, eh? Va bene, direttore, ma allora praticamente è arrivato, non state facendo pettinare le bambole voi. Sì, bene. Allora praticamente qui in studio è arrivata una notizia, bisogna fare delle ricerche su un ragazzo, si chiama Giovanni Fioravanti. Sono sparite le tracce, quindi non so se ricordate il cartone animato Hansel e Gretel. Sì. Ve lo spiego, praticamente bisogna seguire le briciole, quindi io consiglierei, questo è lui, consiglierei di andare dai parenti, dagli amici e indagare un po'. Vediamo, qua ho tutto il loro elenco, ci sono nomi, cognomi, indirizzo. Francesco, Antonio e Francesco. Il nostro compito oggi è di indagare su questo personaggio, Giovanni Fioravanti. Andiamo subito alla sua ricerca della sua abitazione. Yahoo! Forse sarà la casa di Giovanni. Buongiorno, salve, siamo in formazione su Giovanni Fioravanti, lo conosce? Ah sì, quello ragazzo, abita qui sotto. Ragazzi, siamo quasi, abita qui sotto. La traversa alla terza casa. Grazie, è stato molto gentile. Buongiorno signora, siamo alla ricerca di Giovanni. Lo conosce lei? Sì. Ci sa dire qualche informazione? Allora. Sono battezzata. Sono la madrina. Oh yeah! È un ragazzo bravo, però. Allora.
Allora ragazzi, dobbiamo entrare. Prego, prego. Com'è da piccolo Giovanni? Bello. Sembrava Ciccio Bello. Pacchiarotto. Proprio bellissimo. Era un ragazzo inquieto? Tremente. E dove passava un ginocchio all'erba? Che numero di scarpe porta? 47. Buongiorno signora, qui Italia 1, Le Iene. Conosce Giovanni? Sì, lo conosco. Ci dica la sua abitazione. Abita qua sotto. Grazie signora. Salve signore, siamo delle Iene. Buongiorno signora. Salve. Conosce Giovanni? Sì. Lei chi è? Sono la cugina. Chi è? Ma non lo so, saranno quelle delle Iene. Sì. Mi scusi, direttore. Se vi mando a fare un'indagine riguardo Giovanni, venite proprio a casa mia, ma siete degli imbecilli, siete proprio degli imbecilli nati, Giovanni qui sta. Andate che mi licenzio, vi devo licenziare, scappate. Ma cosa dei matti? Buongiorno signora. Buongiorno. Conosce Giovanni? Sì. Lei chi è? La nonna. Com'è Giovanni signora? Bravissimo. Grazie signora, è stata molto gentile. Siamo in via Cosimo Scorza, dovrebbe essere questa la sua casa. Siamo delle linee d'Italia 1 e siamo Francesco, Antonio e Francesco. Abita qui Giovanni? Sì. Lei chi è? La mamma. Ci parli un po' di Giovanni? Certo. Prego, entrate. Ecco, accomodatevi. Parlare di Giovanni è un argomento molto vasto. Se avete un po' di tempo, per un paio d'ore posso andare avanti all'infinito. Che ne so, Giovanni è un ragazzo tranquillo, però con tanti piccoli. È molto testardo, che ne so, è caparbio a modo suo, però alla fine è un ragazzo. Sì, mio bambino. Sì. Vediamo cosa dice il papà adesso. Schumacher. Allora, Giovanni è un bambino molto, molto, molto cresciuto, in altezza, in piedi, in tutto e per tutto, però c'è bello poco. Davvero? Sì. Poverino. No, perché poverino? La verità è molto, molto educato, è gentile, quando vuole, quando vuole. D'altronde, che ti posso dire più? Fa sempre di testa su, viene a gire, viene a volte, però alla fine la trottola è sempre lui. È convinto di quello che fa? Sempre. Fate gli auguri a Giovanni. Allora, gli auguro tanto, ma tanto bene da parte del papà. Io gli auguro un futuro pieno di tante soddisfazioni, mi auguro in ottima salute e con buona fortuna. Dalla casa di Giovanni è tutto. Yeah!
dai. C'è un applauso, Antonio, Francesco, abbiamo un ragazzo da ricercare. Giovanni Fioravanti. No, non si ce l'ha. Non è il mio patato, vedo un cazzo di foglie, ma è così, buonasera a tutti gli studio dalle Iene da parte di Francesco, Antonio, Francesco. Siamo cercando. Buonasera qui in studio da parte di Francesco, Antonio. Ah, Antonio, certo, io. Buonasera qui in studio dalle Iene da parte di Francesco, Antonio e Francesco. Momento di pausa. Ehi, momento di flessione. Il nostro circo. Qua siamo già pronti per fare le ricerche. Giovanni, siamo tutti pronti, gasati. Non vediamo l'ora di ritrovare questo personaggio. Ecco qua, siamo ancora nel suo paese. Ebbene sì, siamo a San Lorenzo del Vallo. Siamo qui a San Lorenzo del Vallo e qui iniziano le ricerche. Cazzo, ma riusciremo a trovare Giovanni? No, ma quindi il calabo. Vai. Questa forse per mai la casa di Giovanni. Basta. È già vero. È stata per mai là. Com'era da piccolo Giovanni? Yeah! Che faccio? Yeah, com'è Giovanni? È bellissimo, è bravissimo. È fighetto. Basta? Ha tanta qualità. Mamma mia. Okay.